Non abbiate paura di fare debiti, ha scritto sul Financial Times Mario Draghi. L'ex presidente della Banca Centrale Europea ha dato un segnale molto forte. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, non bisogna avere timori di fare debiti. Il nostro paese ha avuto momenti nella propria storia in cui il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo è stato superiore a quello attuale, anche oltre il 200%. Ha sempre restituito i propri debiti. Ma in questa fase non bisogna commettere l'errore di pensare che i soldi ci siano in maniera illimitata e che il credito che magari ci viene concesso è un credito che può essere scambiato per beneficenza. Non è così. E gli sprechi vanno attentamente monitorati, perché dobbiamo pensare anche al futuro delle prossime generazioni. E in questa circostanza forse ci rammarichiamo del fatto che in passato siamo stati poco attenti all'evoluzione del debito e abbiamo fatto tante spese inutili. Se avessimo un debito più basso oggi saremmo in grado di aiutare meglio chi ha bisogno.